L'avevamo lasciato che era un cucciolo di un anno che mai si staccava dalla mamma. Lo ritroviamo giovane adulto di 5 anni, ben inserito nel suo branco. Queste belle foto dello stambecco bianco sono state scattate da un escursionista, un po' fortunato e un po' ben consigliato. Ha ricevuto la dritta giusta da un vecchio cacciatore di conio. Flocon de Neige si muove nella valle della Grivola. L'animale è stato visto pochi giorni fa in condizioni ottime, l'animale sta molto bene. Ha degli ottimi accrescimenti nel trofeo. Ormai è assodato che questo esemplare bianco non è un ibrido di capra. Il crescimento delle corna è uguale a quello di altri stambecchi della sua stessa età, con le stesse conformazioni di nodosità sulle corna. Come tutti gli altri stambecchi, Flocon de Neige all'età di 4 anni si è staccato dal branco delle femmine per passare a quello dei maschi, con cui ama ogni tanto incrociare il trofeo. Ma per la riproduzione è ancora troppo giovane. Non abbiamo prelevato campioni biologici di questo esemplare, quindi non sappiamo il motivo per cui è bianco, per cui non sappiamo se questa sua caratteristica è trasmissibile o no, lo vedremo in futuro. Per la sua unicità è coccolato non solo dalle guardie forestali, ma anche dai cacciatori che collaborano nella sua osservazione. I cacciatori da quel punto di vista posso dire che lo rispettano senza alcun problema, anzi secondo me vedo che è una specie quasi di vanto per loro averlo nel loro territorio. Se è difficile avvistare Flocon de Neige, è invece relativamente semplice avvicinarlo, perché ha un carattere curioso e socievole. Per un animale selvatico può essere un azzardo.